Buon pomeriggio a Domenico Russo, presidente della Camera Penale di Benevento, ed Ariano Irpino. Ben trovato, avvocato. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Allora, udienze in tribunale, anche perché il Ministero della Giustizia ha confermato dal 1 luglio si riparte. Noi stiamo cercando, registrando sul territorio, se davvero potrà considerarsi una ripartenza, visto che una falsa partenza già l'abbiamo vissuta con il 12 maggio scorso. A Benevento, lei che fotografia può scattarci? Guardi, io sì, come sta dicendo lei poc'anzi, tra ieri ed oggi ho visto i diversi titoli, insomma, che parlano, la notizia era nota, di questa ripresa dal 1 luglio, in quanto il decreto legge 28/2020 è stato approvato in via definitiva alla Camera. Diciamo che questo trionfalismo, secondo me, poco aderente alla realtà, perché così come ho avuto già modo di dire in un'intervista rilasciata a organi di stampa locali il 12 giugno più o meno, appena si era saputa questa notizia dell'emendamento al Senato, che è stato fatto il 9 giugno per anticipare i termini dal 31 luglio al 30 giugno per l'appunto, ho detto che secondo me c'erano diversi problemi concreti da dover risolvere. Quindi questo annuncio della politica lo associavo un po' più allo slogan, andando anche un po' magari controcorrente con l'entusiasmo che era cominciato a crescere a seguito di questa notizia. Ci sono problemi chiaramente concreti, problemi che lei sicuramente sarà molto bene perché verranno ripetuti da tutti i colleghi in tutti quanti i fori. C'è una incompatibilità di questa totale apertura con, sicuramente due questioni fondamentali dal punto di vista pratico. Quello lì, il primo problema ben noto a tutti quanti noi, è ancora la condizione di lavoro da remoto dei dipendenti delle cancellerie, per quanto ovviamente già sappiamo sarà incrementato sicuramente come presenze fisiche nel mese di luglio, ma non sarà sicuramente riportato la totalità, e se delle carenze c'erano già prima in assenza di questo smart working, figuriamoci adesso. Inoltre sappiamo che, bene, perché questo è un problema ormai noto, che i dipendenti del settore giustizia non possono accedere ai registri, ai fascicoli informatici da casa, e quindi il lavoro diventa decisamente limitato in tal senso. Poi altro problema concreto che c'è è la compatibilità di questa presunta apertura totale con i piani di sicurezza vigenti nei tribunali, perché tuttora sono vigenti, perché l'epidemia non è scomparsa, per quanto scemata fortemente, comunque di fatto sono i tribunali dei piani di sicurezza, esistono. Ed allora come consentire queste aperture totali con dei piani di sicurezza vigenti che comunque prevedono delle regole stringenti? Ed allora questa io già ripeto, ribadisco il concetto, già in data 12 giugno ebbe a dire che la politica avrebbe dovuto lavorare in modo molto competente, intenso e rapido in queste settimane per addivenire a una soluzione di questo problema entro il 1 luglio, e già allora mi dissi molto pessimista. E oggi confermo questo pessimismo, perché purtroppo la politica a livello nazionale, soprattutto nel settore giustizia, purtroppo ci ha insegnato a non avere tanta fiducia. Per quanto riguarda la questione di, in particolare, del Tribunale di Benevento, io devo dire, ho il dovere di dire che è stato portato avanti un lavoro molto serio da parte di tutte quante le componenti.
E di fatti proprio diciamo tra l'11 giugno, 10-11 giugno, quando è stato fatto questo, è stata passata la notizia di questo emendamento al Senato, presso il Tribunale di Benevento era in fase di approvazione, si stava attendendo il via libera da parte del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale di Napoli, per poter procedere alla pubblicazione delle nuove linee guida per il periodo 1 luglio-31 luglio. E quindi tutte le componenti, avvocatura, magistratura, comunque abbiamo ritenuto serio procedere, nonostante questa notizia un po' destabilizzante, procedere con la programmazione fatta, perché la programmazione fatta è stata frutto di tanti sacrifici, tanti ragionamenti e tanta serietà da parte di tutte le componenti. Pertanto, in attesa, ora questa è legge, l'apertura del 1 luglio, aspettiamo però ovviamente circolari e provvedimenti attuativi per capire come applicarla. In attesa, presso il Tribunale di Benevento, comunque dal 1 luglio saranno vigenti le nuove linee guida che comporteranno la trattazione senza più limiti numerici di tutte le udienze GIP-GUP. Per quanto concerne il settore dibattimentale, si faranno tutti i procedimenti rientranti nella fattispecie del codice rosso, anche se con imputati non attinti da misure restrittive. Tutti i procedimenti per i quali è fissata anche la discussione, pur se con imputati non attinti da misure restrittive. Tutti i procedimenti fissati per la prima udienza, anche se con imputati non attinti per le misure restrittive. Ovviamente verranno tutti quanti organizzati per fascia oraria, quindi nel rispetto massimo della sicurezza. E credo che questa comunque sia un'attività dal punto di vista quantitativo importante e mi sembra un approccio serio, perché significa comunque trattare la giustizia e farlo nel rispetto di regole che fin quando qualcuno non ci dirà che sono venute meno, mi sembra serio ritenere che ci siano, perché io domando, ma dal 1 luglio i capi degli uffici, dei tribunali, dovranno far decadere, i piani di sicurezza? Cosa si dovrà fare? E allora mi sembra, che quello che stiamo facendo, almeno al Tribunale di Benevento, è serio. Poi vedremo in questi giorni se arriveranno altre notizie, altri provvedimenti, saremo ovviamente pronti a riaprire e riprendere al 100%, però in attesa di questo comunque noi siamo pronti per ripartire in modo importante. Anche perché bisogna sottolineare che da qui al 1 luglio mancano appena 5 giorni, forse qualcosa meno, tolta la domenica. Di conseguenza, cioè, è una ripartenza che deve essere, se non inutile, porre delle date e soprattutto, cioè, le linee guida devono partire dal Ministero, non possono essere sempre demandate al locale, al territoriale, perché si creano delle discrepanze, dei gap territoriali da territorio a territorio davvero notevoli e un avvocato non sempre lavora sul proprio territorio, ma è portato anche a lavorare fuori dal proprio foro di appartenenza e quindi si scontra con protocolli assai diversi. L'altra cosa che volevo mettere in evidenza, avvocato, anzi volevo porle come forma di domanda, avete già avuto dei rinvii per quanto riguarda le udienze fissate a luglio? Allora, noi per quanto riguarda, no, noi abbiamo come diciamo, Camera Penale, aderendo e partecipando all'importante iniziativa dell'Unione Camere Penali, che ha fatto un lavoro enorme dal punto di vista quantitativo e qualitativo in questi mesi, anche come osservatorio acquisizione dati giudiziari, ha cercato di monitorare su tutto il territorio nazionale appunto le udienze, i rinvii, per cercare di poi portare sul tavolo del Ministero analisi e riflessioni. Noi come Camera Penale abbiamo fatto due relazioni, abbiamo monitorato tutte quante le udienze, anche qui con un'apertura, una collaborazione importante da parte penale del nostro tribunale, e quindi due relazioni: la prima che ha monitorato l'udienza dal 19 maggio al 12 giugno, e poi la seconda, diciamo, la prima ha monitorato l'udienza dal 10 maggio, scusa, 19 maggio, e la seconda che ha monitorato fino al 12 giugno. Diciamo che i rinvii sono stati in una prima fase contenuti entro l'anno, poi sono stati, diciamo, ovviamente cominciati ad essere occupati in modo importante anche i mesi di gennaio e febbraio del 2021, tranne vedo un'unica eccezione di un'udienza del 15 giugno che è stata rinviata al 3 marzo.
Un'altra segnalazione importante che posso fare, perché la ritengo comunque sempre virtuosa, sempre frutto di una collaborazione positiva che c'è stata tra le varie componenti, che il presidente della sezione penale, con provvedimento del 19 maggio, ha disposto di non fissare prime udienze, fatte eccezioni quelli per i processi con imputati sottoposti a misure cautelari di sicurezza, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, proprio per cercare di smaltire il carico che si stava andando a creare. Beh sì, assolutamente, quindi comunque di rinvii ce ne sono purtroppo al prossimo anno, anche perché in questo momento, come lei ci diceva, siamo ancora in attesa di avere delle linee guida del Ministero, e quindi chiaramente al momento abbiamo solo le linee guida del Tribunale, poi ci saranno quelle ministeriali. Lei infatti poneva una domanda importante: ma il piano di sicurezza del Tribunale di Benevento decadrà dal 1 luglio? Beh, questa non è una domanda che è un dettaglio, è una domanda sostanziale. Io non credo sinceramente che decadrà. Perché non credo che nessuno si assumerà a livello governativo esattamente di fare un'affermazione del genere, quindi credo sempre che purtroppo abbiamo a che fare con una politica molto, non voglio generalizzare totalmente, però in gran parte approssimativa, leggera, quando fa queste affermazioni, questi slogan per attrarre un momento di gloria o di benevolenza da parte di qualcuno. Il problema che abbiamo vissuto, l'emergenza che abbiamo vissuto, sicuramente è un unico che nessuno mai avrebbe potuto pronosticare, però dopodiché avrebbe richiesto per controllare il settore giustizia un lavoro molto serio, come diceva lei prima, cercare di uniformare le varie prassi, le migliori prassi, per cercare di uniformare tutto il territorio nazionale. L'Unione dei Camere Penali stava cercando di fare questo al tavolo ministeriale. Noi a livello distrettuale, a Corte di Appello di Napoli, vari presidenti delle Camere Penali, proprio l'11 giugno avevamo chiesto ed ottenuto, sempre con grande disponibilità da parte del Presidente della Corte di Appello di Napoli, da parte del Procuratore Generale, una riunione che avevamo esteso anche ai presidenti dei consigli dell'ordine locale del distretto, con le quali appunto cercare di mettere sul tavolo proposte per il periodo, per il mese di luglio, cercare di uniformare anche le buone prassi che c'erano nei vari tribunali. Se non che poi è stato tutto quanto vanificato, siamo stati spiazzati da questa, la riunione era stata fissata e ci siamo incontrati, però spiazzati da questa notizia di ripartenza del 1 luglio. E io immediatamente, ripeto, vi a dire che secondo me questa si sarebbe rivelata una mossa che avrebbe portato più problemi che soluzioni, e sono convinto che così sarà, perché ha fermato la programmazione magari in diversi tribunali, e poi appunto stiamo arrivando alla vigilia del 1 luglio, e il 1 luglio non so poi cosa potrà accadere in assenza di altri provvedimenti. Quindi sono, diciamo, anche un pizzico orgoglioso di quello che abbiamo fatto al Tribunale di Benevento, di che abbiamo continuato a portare avanti nonostante queste notizie. Okay, noi abbiamo fatto una programmazione e nel nostro foro la portiamo avanti, perché questo possiamo fare, questo ci compete. Poi se arriveranno buoni provvedimenti a livello nazionale, pronti ovviamente, ci mancherebbe altro, ad adeguarci. Magari ci potesse essere un'apertura totale, ma la vedo un poco complessa, chiaramente. Sì, francamente saremo anche un po' stanchi, avvocato, degli annunci. Avremo bisogno, il sistema giustizia, ma soprattutto il sistema paese, di soluzioni, perché a questo è chiamato un governo: dare soluzioni. Gli annunci, beh, possiamo farceli anche da soli. Io la ringrazio, Domenico Russo, presidente della Camera Penale di Benevento e di Ariano Irpino. È stato un piacere venire dalle vostre parti. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata, buon pomeriggio. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.